Siamo già in 42, quindi un numero già buono, giusto un altro attimo. Vedo che si stanno aggiungendo persone. D'altronde siamo puntualissimi, sono le 15:01. Poi la prima parte sarà dedicata a una presentazione generale di Fluence, quindi è una parte, se vogliamo, meno focale del discorso. Vedo che il numero dei partecipanti comunque continua a salire. Bene, direi che possiamo cominciare. Quindi benvenuti a tutti. Ho visto che più di alcuni partecipanti a questo webinar hanno partecipato anche allo scorso webinar, il cui argomento era la digestione anaerobica. Quindi grazie della confermata fiducia a chi si era già iscritto e benvenuti a chi si è iscritto oggi per la prima volta ai webinar di Fluence. Oggi, come si diceva, parliamo di acque primarie e potabilizzazione in genere. Prima faremo una breve introduzione su chi è Fluence. Poi una panoramica sulle acque primarie, dove per acque primarie si intende qualsiasi acqua che da pozzo, da lago, da fiume venga variamente purificata per esigenze industriali varie, sia che venga potabilizzata. Poi, in realtà non c'è una netta distinzione perché, per esempio, se abbiamo a che fare con un'industria alimentare, l'acqua di processo coincide con l'acqua potabile. Vedremo le varie soluzioni proposte da Fluence, analizzeremo qualche caso reale particolarmente interessante e alla fine una parte nutrita di questo webinar sarà dedicata alle domande e risposte perché è importante che questi webinar siano il più interattivi possibile e che le domande che naturalmente sorgono nell'ambito della presentazione trovino risposta. Lo dico fin d'ora, cercherò di rispondere a tutte le domande. Se non dovessi riuscire a rispondere, comunque siete liberissimi di scrivere, di fare le vostre domande via email o anche via telefono. Alla fine lascerò tutti i miei riferimenti. Allora, chi è Fluence? Fluence è una multinazionale che ha sede generale a White Plains, vicino a New York, negli Stati Uniti. Come potete vedere, ha varie sedi operative in Argentina, in Brasile, in Cina, in Italia, a Padova, dove sono io, e anche una sede operativa negli Stati Uniti, oltre alla sede, diciamo, istituzionale, e come potete vedere, ha anche vari uffici regionali. E di cosa si occupa Fluence? Si occupa di acque primarie e di processo, che è proprio lo scopo del webinar di oggi. Quindi, tutti i processi che raffinano a vario titolo l'acqua, processi a resine, processi di filtrazione su sabbia, su carbone attivo, processi a membrane, processi più particolari come la rimozione dell'arsenico e la filtrazione biologica. Si occupa anche di acque reflue.
qui si può vedere una panoramica di tutto quello che abbraccia Fluence, dall'MABR, che è una tecnologia innovativa per trattare reflui civili. L'MABR è una tecnologia che ha bisogno da sola di un webinar di più di un'ora, quindi sarà, se siete interessati potete comunque scrivere delle domande, ma a queste risponderemo in separata sede. Si occupa di trattamento anaerobico di sottoprodotti, soprattutto dell'industria alimentare e della conseguente generazione di biogas. Questo è stato l'oggetto dello scorso webinar del 26 aprile, del quale parlavo prima. Si occupa anche di processi legati a liquidi alimentari, come per esempio il recupero di acidi organici e di colori da liquidi alimentari, quali possono essere il mosto, banalmente, il colorante naturale che trovate nello yogurt, quel bel rosso deriva dal mosto, è un colorante contenuto nel mosto, che viene estratto, concentrato e purificato. Assolutamente naturale, naturalmente, perché questi processi di recupero sono processi fisici e non c'è alcuna aggiunta di prodotto chimico o sintesi. Comunque, per parlare più specificatamente delle nostre acque primarie, le acque primarie si dividono soprattutto in potabilizzazione e in produzione di acque di processo per l'uso industriale. Poi, come abbiamo detto prima, questa distinzione in realtà perde di significato, soprattutto per certi tipi di industrie, tipo quella alimentare, perché le cose sono strettamente interconnesse. Comunque, giusto per raggruppare, abbiamo la potabilizzazione, e le tecniche usate soprattutto per la potabilizzazione sono filtrazione su sabbia e su carbone attivo, filtrazione biologica e abbattimento arsenico quando questo si rende necessario. Mentre per le acque di processo abbiamo un uso soprattutto di tecnologie a resine e di tecnologie a membrane. Queste ultime, peraltro, nell'ultimo periodo, negli ultimi 5-10 anni, si sono particolarmente sviluppate. Ma andiamo con ordine. Allora, ci sono delle tecniche che sono appunto comuni sia per la potabilizzazione sia per la generazione di acque di processo. La prima, se vogliamo la più banale, ma in un certo senso insostituibile, è la filtrazione su sabbia. Quindi la tecnica, diciamo, principe per togliere i solidi sospesi contenuti nelle acque. Ci sono vari tipi di filtri su sabbia. Quello che propone Fluence è un tipo particolare che si chiama a volume. Il riempimento, la sabbia contenuta in questi filtri, non è a dimensioni differenziate, come la maggior parte magari dei filtri che si vedono soprattutto in campo civile, i quali hanno granulometria molto fine nella parte superiore e via via crescente. Mentre la granulometria che troviamo nei filtri Fluence è uniforme. Nei filtri a granulometria differenziata, la parte veramente filtrante è solo quella che c'è all'inizio, l'altra serve solo come sostegno per la granulometria fine. Quindi si può dire che questo filtro lavora a superficie, solo nella parte inferiore e superiore, scusate, della superficie. Mentre nei filtri a volume noi abbiamo prima di tutto che la granulometria del riempimento è più grande delle particelle che si vanno a trattenere. La filtrazione si effettua mediante un'azione cinetica, cioè, per vedere questo grafichetto, la particella arriva alla sua velocità, sbatte contro un primo strato di granulato, rallenta, viene deviata, sbatte in un secondo strato e via via in un terzo, in un quarto, fino a che di fatto perde tutta la sua velocità, perde tutta la sua energia cinetica e si ferma, resta incastrata dentro il granulato. E il vantaggio è quello di avere dei cicli di filtrazioni particolarmente lunghi tra un controlavaggio e l'altro. E anche un altro controlavaggio, il ridotto uso di acqua. Perché? Perché se c'è un filtro a superficie, noi non possiamo usare aria per lavare, perché l'aria provocherebbe un disordine tale, diciamo, nel granulato da rimescolare tutto, quindi non avremo più, dopo il controlavaggio, la parte superiore con le particelle più fine, con il granulato più fine, e quella inferiore con il granulato più grosso.
Mentre se noi abbiamo tutto uniforme, possiamo usare l'aria, un po' di aria, perché tanto l'aria non costa nulla, a parte la quasi trascurabile energia necessaria al compressore, e sarà l'aria a fare l'azione di staccare, diciamo, le particelle che si sono via via incastrate, accumulate al riempimento. L'acqua sarà iniettata in un secondo momento e servirà solo a dilavare le particelle che sono già state staccate dall'aria. Quindi i vantaggi di questi filtri a alto strato: lunghi cicli di filtrazione, parliamo anche di giorni, naturalmente dipende sempre da quello che entra, però in linea di massima per le tipiche torbidità delle acque di pozzo o di fiume parliamo di giorni, basse perdite di carico da 0,3 a 0,6 bar e appunto ridotto consumo di acqua filtrata per pulirli, per controllarli. Abbiamo poi l'altro processo principe per potabilizzare e depurare le acque di fiume o di pozzo, che è la filtrazione su carbone attivo. E allora, il filtro a sabbia ha lavorato sulle sostanze sospese, mentre il filtro a carbone lavora sulle sostanze disciolte. Possono essere cloro o composti organici in genere, tensioattivi, microinquinanti e appunto in genere tutte le sostanze disciolte, tranne ammoniaca o altre piccole molecole di origine inorganica. Probabilmente sono cose che già conoscete. Si vede, se avessimo un microscopio sufficientemente potente, vedremmo che un granulo di carbone attivo è composto da pori grandi, che sono i macropori, medi, che sono i mesopori, e più piccoli, e a seconda della grandezza del poro si assorbono molecole più o meno piccole. Come funziona questo assorbimento? Tra l'adsorbato, una molecola organica o anche il cloro semplicemente, e l'adsorbente, che è la superficie del carbone, si instaurano dei legami che in chimica vanno sotto il nome di legami deboli o forze di van der Waals, per distinguerli dai legami forti, che sono i legami ionici o covalenti, cioè quelli che proprio tengono insieme gli atomi che formano una molecola. E quando si hanno bisogno di rese particolarmente spinte, spesso si usano anche due filtri a carbone in serie. E peraltro una cosa che si fa è quella di poter switchare, cioè di interconvertire i due filtri. Per dirla in maniera più semplice, noi abbiamo un filtro a carbone primario che sgrossa l'acqua e un filtro a carbone secondario che la rifinisce. Naturalmente quello che sgrossa si esaurirà per primo e per primo avrà bisogno di essere rigenerato, quindi dovrà essere cambiato il carbone attivo. Quando viene cambiato il carbone attivo in questo primo filtro? Questo viene passato, viene switchato e diventa il filtro di rifinitura. Quello che nel frattempo era filtro di rifinitura, che è parzialmente esaurito ma non del tutto, diventa primario, e questo permette sempre di massimizzare e la durata dei carboni e l'efficacia di assorbimento. È un assetto che si usa spesso quando abbiamo bisogno di garantire un'acqua particolarmente esente da sostanze organiche. Poi vediamo qualche tecnologia che si applica soprattutto alle acque potabili. E in questo la più importante, la più interessante è sicuramente la filtrazione biologica delle acque di pozzo. La filtrazione biologica è una filtrazione che permette di abbattere in maniera combinata metano, ammoniaca, ferro e manganese, che sono i tipici inquinanti delle acque di pozzo. Le acque di pozzo sono sostanzialmente inquinate da questi quattro composti. Se c'è arsenico, questo dovrà essere trattato a parte e lo vedremo dopo. E il processo biologico è realizzato su un filtro a sabbia, semplicemente. Se in questo filtro a sabbia viene fatta passare acqua che sia stata arricchita, saturata di ossigeno, in questo filtro si formano dei microrganismi assolutamente non patogeni, peraltro sono gli stessi microrganismi che si trovano
nei ciottoli dei letti dei fiumi, quindi assolutamente naturali. Questi microrganismi crescono, si aggrappano al granulato, alla sabbia contenuta qua dentro e vivono, respirano l'ossigeno e appunto si cibano di metano e di ammoniaca. Il ferro e il manganese in realtà si abbattono per via chimica, nel senso che quando c'è ossigeno il ferro e il manganese si ossidano e precipitano, ma senza intermediazione da parte di batteri, è una semplice reazione chimica. Il ferro diventa ferro ossido, il manganese manganese ossido MnO2. E questi ricoprono via via i granuli assieme al film, diciamo, di batteri. Quindi l'unico reagente che mi serve è ossigeno. Se il metano è tanto, peraltro il metano provoca una crescita molto vigorosa di batteri, è consigliabile mettere prima un degasatore, una semplice torre che fa passare l'acqua dall'alto al basso e in controcorrente dell'aria soffiata da un ventilatore. E questo strippa, quindi elimina la maggior parte del metano fino a portare il metano a un residuo di 0,5-1 mg litro. Quindi anche se i batteri se lo mangiano molto volentieri, i batteri che si chiamano metano ossidanti, la loro crescita non sarà elevata proprio perché il metano residuo non è tanto. Probabilmente la maggior parte di voi, peraltro, quando parla di acque di pozzo ha sentito sicuramente parlare di ammoniaca, di ferro e di manganese, ma forse no di metano, perché il metano è poco conosciuto come inquinante, si tende a trascurarlo, più che altro perché è difficile analizzarlo, non è che io possa prendere un campione di acqua di pozzo, portarmela in laboratorio e lì trovare il metano, fare la misura del metano, deve essere proprio analizzata in situ e lì c'è una strumentazione particolare che appunto non tutti hanno. Peraltro questo metano può essere anche pericoloso. Anni fa, anche in un caseificio del Veneto, è diventato anche mortale per degli operai che purtroppo si sono trovati a fare della manutenzione, nel senso che l'acqua di pozzo veniva stoccata in un serbatoio, questo serbatoio è stato vuotato dall'acqua, c'era del metano, il metano in realtà è inodore. E quindi non se ne sono accorti. Il metano che abbiamo nelle nostre case è odorizzato, per quello ha quel caratteristico odore. Il metano, solo metano, non ha odore. Questi due operai erano entrati, avevano cominciato a saldare e purtroppo si è verificata un'esplosione che è risultata fatale. Quindi è importante considerare il metano e nell'acqua di pozzo delle pianure, della pianura padana, ma anche bene o male di altre pianure, in Italia non solo, c'è. Qual è il vantaggio, come si diceva? Non c'è nessuno prodotto chimico da usare, non c'è cloro, ozono, biossido, non serve nulla. L'acqua che esce è assolutamente potabile perché l'ammoniaca è trasformata in ione nitrato e lo ione nitrato non è tossico. In Italia ci sono dei limiti, ma sono elevatissimi, sono 50 mg litro di nitrato, mentre per l'ammoniaca il limite è viceversa e giustamente basso, sono 0,5 mg litro. E non c'è altrettanto importante nessuna formazione di sottoprodotti perché appunto non essendoci sostanze ossidanti non si forma nessun cloro composto, nessun trialometano, nessun prodotto organico, nessun intermedio organico, quindi nessun sottoprodotto. E conseguentemente costi di esercizio ridottissimi perché l'unica cosa che devo fare è pomparlo, quindi il poco costo è dovuto all'energia elettrica necessaria a far passare l'acqua attraverso il mio filtro. E un confronto interessante, tra l'altro, tra potabilizzazione biologica e altre tecniche che usualmente che sono di solito usate per ossidare le acque di pozzo e quindi per eliminare ammoniaca e sostanze organiche. Abbiamo l'ozono, il biossido, l'ipoclorito e il sistema biologico. Allora, efficacia su ossidabilità, cioè sulle sostanze organiche, ce l'hanno tutti, però gli ossidanti chimici, quindi il cloro, il biossido e l'ozono,
provocano un'ossidazione parziale, quindi la sostanza organica non viene ossidata totalmente a anidride carbonica e acqua, in sostanza non viene distrutta, viene trasformata, ci sono degli intermedi che a volte possono essere anche pericolosi, per esempio appunto se c'è del metano nell'acqua di pozzo, a contatto con l'ipoclorito si possono formare dei trialometani che sono cancerogeni, quindi decisamente pericolosi. Efficacia sul glifosato. Il glifosato è molto usato in ambito agricolo, se ne parla, ultimamente si comincia ad avere dei dubbi, diciamo, sulla sua innocuità, salubrità, e quindi due parole anche sul glifosato. Per quanto riguarda l'ozono, si degrada, però si può formare questo intermedio che si chiama MPA, cioè acido metilfosforico, e per il biossido non si dispone di studi, perlomeno non li abbiamo trovati, MPA anche per l'ipoclorito, mentre per il biologico la degradazione è totale, perché comunque il glifosato è biodegradabile, è una molecola semplice ed attaccabile dai batteri senza problemi. Efficace sull'ammoniaca, che è, appunto è il costituente, l'inquinante principale delle acque di pozzo. L'ozono no, nel senso che non la ossida, è una questione di potenziali chimici e non la ossida. L'ipoclorito sì, ma anche qui si possono formare delle cloramine o altre sostanze organiche indesiderate. Invece il biologico la ossida totalmente a ione nitrato. Efficacia su ferro e manganese ce l'hanno tutti, perché per fortuna è molto facile ossidarli ed è una reazione, come dicevo, chimica, anche se ci sono i batteri non è una reazione biologica ma chimica. E necessità del filtro carbone attivo finale. Quando serve il carbone attivo finale? Quando non c'è un'ossidazione totale, quando si formano degli intermedi, quindi sì, quando c'è l'ozono, sì, quando c'è il biossido, sì, quando c'è l'ipoclorito, e no, non è necessario quando c'è il biologico. Quindi il biologico è veramente un'alternativa valida. Poi, onestamente, ci sono anche delle filiere dove il biologico non è applicabile. Per esempio, se noi abbiamo da potabilizzare acqua di canale, acqua di fiume e non di pozzo, lì non c'è ammoniaca, non c'è ferro, non c'è anche manganese, forse ci sono tracce di sostanze organiche, quindi lì i batteri non avrebbero cibo per crescere, non avendo ammoniaca non avrebbero cibo, né metano non avrebbero cibo per crescere, quindi effettivamente nel caso di potabilizzazione di acqua superficiale si usa ozono o ipoclorito seguito da una filtrazione su sabbia e da una filtrazione su carbone attivo. Per l'acqua superficiale, a mio avviso, ozono, sabbia e carbone attivo è la tecnologia più indicata. Al contrario del posto dove appunto la migliore è la biologica. Passiamo poi all'arsenico. Per abbattere l'arsenico esistono tre, diciamo, metodi principali. Quello più conosciuto è i riempimenti ad ossidi di ferro, quindi dei filtri riempiti di questo materiale a base di ferro che si esaurisce, che trattiene l'arsenico, ma si esaurisce col tempo, che è adatto soprattutto per portate medio-piccole, quindi da 10 a 20 metri cubi ora. Perché? Perché è relativamente economico da acquistare, però il costo del materiale è abbastanza elevato, parliamo di da 6,2 a 6,5 euro al chilo, al quale va sommato anche il costo di smaltimento del materiale esausto, perché naturalmente quando il materiale è esausto non posso prenderlo e sotterrarlo oppure smaltirlo senza le necessarie accortezze. Deve essere smaltito da ditte specializzate che di solito chiedono questo prezzo. Oppure per portate medie, per portate un po' più grandi, fino a 50 metri cubi, ci sono le resine a scambio ionico, resine anioniche. Anche qui probabilmente la maggior parte di voi sa come funziona una resina a scambio ionico. C'è una matrice polimerica stirenica a cui è attaccato un gruppo nella quale è fissato un anione, che in questo caso è il cloro. Questo gruppo è positivo e l'ione, il controione che è agganciato è il cloro, che è negativo. Questo metodo ha il vantaggio di essere rigenerabile.
ha, se vogliamo, lo svantaggio di, quando faccio passare un'acqua, di non assorbire solo l'arsenico, che per inciso nelle acque è di solito presente sotto forma di ione arseniato AsO3-, quindi un anione, o ione arsenito AsO2-, comunque sono sempre anioni. Una resina anionica non è selettiva, quindi assorbe. Scambia tutto quello che c'è, quindi scambia solfati, scambia nitrati, scambia anche gli arseniati. Comunque abbiamo visto che la capacità di trattamento media con questo metodo è di 1200-2000 BV, bed volume. Cosa vuol dire? Bed volume significa il volume di resina. Se abbiamo un filtro da 1000 litri, cioè un metro cubo di resina, significa che prima di una rigenerazione io riesco a far passare uno per 1200 o uno per 2000. Da 1200 a 2000 metri cubi di acqua prima di dover rigenerare. Il rigenerante è soda alcalina, quindi una miscela di sale e idrossido di sodio, e dato che questa conformazione di solito va in un'industria, gli eluati vengono agevolmente smaltiti nel depuratore. E anche l'arsenico, una volta smaltito nel depuratore, una volta inviato al depuratore può essere smaltito senza problemi, perché per le acque potabili il limite dell'arsenico è 10 microgrammi litro, mentre per le acque di scarico è più alto, e se io prendo la mia rigenerazione, la stocco in un serbatoio e poi la doso a piccola portata al depuratore, non ho nessun problema a rispettare i limiti di legge. Poi c'è un terzo metodo, le resine selettive. Queste di solito, questo metodo viene usato per esempio quando devo potabilizzare un'acqua di falda o comunque di pozzo, o mi trovo in un'installazione che non ha anche un depuratore, perché è rigenerabile e peraltro a cicli molto molto più lunghi rispetto alla resina anionica, perché qui, come potete vedere, non parliamo di 1200-2000 ma di 70-80.000 bed volume, quindi ogni metro cubo di questa resina può trattare 70-80.000 metri cubi di acqua. È rigenerabile, ma gli eluati di rigenerazione, gli scarti di questa rigenerazione, di solito sono accumulati in un serbatoio e poi portati via. Quindi qui è indispensabile che la resina sia selettiva, in modo che questi cicli siano i più lunghi possibili. Questa resina è un tipo particolare di resina simile a quella che la base è la stessa di quella che abbiamo già vista, solo che è trattata mediante un processo industriale che fa sì che questa resina si ricopra di uno strato di ferro, di idrossido di ferro, che è quello che veramente va a trattenere l'arsenico. Quindi portate piccole, meglio gli ossidi di ferro, portate medie, le anioniche, portate elevate o impossibilità di avere un depuratore lì vicino, le resine selettive. Per quanto riguarda l'arsenico, vediamo ora le acque di processo per l'industria. Qui la prima cosa che viene in mente, la cosa che più si conosce, è l'addolcimento con resina a scambio ionico. Praticamente le resine per addolcire sono delle resine cationiche rigenerate con sale, quindi è una superficie polimerica tutta, diciamo, piena di ioni sodio. Quando viene fatta passare l'acqua, la durezza, cioè il calcio e il magnesio, si agganciano a queste resine, e agganciandosi il calcio e il magnesio viene rilasciato il sodio, e come risultato abbiamo che la salinità dell'acqua uscente è praticamente la stessa, ma la durezza, il calcio e il magnesio sono stati praticamente tolti tutti e sostituiti con sodio, che non dà alcun problema di incrostazione. Quindi, che va più che bene per caldaie ad acqua o anche per vapore a bassa pressione. Gli addolcitori, tra l'altro, non sono tutti uguali. Quelli che più si conoscono, quelli, se vogliamo, che costano meno, sono quelli in equicorrente, nella quale sia l'acqua da addolcire, sia quando è tempo di rigenerare, il rigenerante, cioè appunto la salamoia, la soluzione satura di sale, viene pompata dall'alto verso il basso. C'è anche un altro metodo, la controcorrente, ossia
in questo filtro sia che l'acqua da addolcire viene pompata dal basso verso l'alto e praticamente spinge in su la resina, la fa fluttuare. E il rigenerante invece, come nell'altro metodo, viene pompato dall'alto al basso. Vantaggi della controcorrente. Anche se sono un po' più costosi, hanno bisogno di meno della metà del sale. Per fare un esempio pratico, se abbiamo 100 metri cubi al giorno di acqua con 22 gradi francesi di durezza, per l'equicorrente avremo bisogno di 64 circa chili di sale al giorno, per la controcorrente 31. Poi uno mi potrebbe dire, vabbè, il sale costa anche poco, chi se ne frega. Ma non è solo una questione di costo del sale, c'è anche la quantità di cloruri che vengono inviati allo scarico. E il limite per le acque superficiali in Italia è 1200, a parte aree particolari come la Gronda Lagurale per Venezia, che ha un limite di 250. Ma molte industrie fanno uso di sale anche in quantità importante. Per esempio, un caseificio, per la maggior parte dei caseifici che ho visto, hanno allo scarico già un 800-900 mg litro di cloruri. Capite che se ne aggiungiamo quasi 400 arriviamo a 1200-1300 e quindi siamo fuori. E quindi è molto importante che questa aggiunta sia il più limitata possibile. Meglio ancora se siamo nella Gronda Lagurale di Venezia, perché l'equicorrente è intrinsecamente fuori, essendo il limite a 250. Quindi, anche qui è un discorso di portate, quindi portate superiori, diciamo, a 25 metri cubi ora, io consiglio decisamente la controcorrente. Per portate minori o comunque per portate maggiori, ma con acque non tanto dure, allora magari anche l'equicorrente può essere considerata. Poi altri trattamenti a resine, la demineralizzazione, che fino a qualche anno fa era il trattamento più usato per produrre acqua per caldaia. In questo caso abbiamo sempre le nostre resine a scambio ionico, sia le cationiche, cioè quelle che scambiano i cationi, sia le anioniche, che sono quelle che scambiano gli anioni, che sono rigenerate con acido cloridrico e idrossido di sodio e soda. Anche qui il funzionamento l'abbiamo già detto, quindi gli ioni contenuti nell'acqua che si fa passare attraverso queste resine vengono agganciati, i cationi vengono agganciati dalla resina cationica e al suo posto rilascia H+. Gli anioni vengono agganciati dall'anionica che al suo posto rilascia OH-, H+ più OH- fa acqua e quindi in sostanza abbiamo un'acqua praticamente demineralizzata con le resine. Arriviamo senza problemi a conducibilità residui di minori di 10 microsiemens, quindi concentrazione di solidi disciolti, di sali inferiori a 5 mg litro, quasi niente. E un'altra applicazione interessante delle resine sono le resine scavenger. Sono delle resine anioniche che riescono ad agganciare, ad assorbire composti come polifenoli, ossidabilità, colore, praticamente fanno quello che fa il carbone attivo, a parte per il cloro, non devono vedere il cloro. Sono efficaci come il carbone attivo, ma hanno il grande pregio di essere rigenerabili, a differenza del carbone attivo. Anche queste con una soluzione di salamoia alcalina, quindi nulla che non possa essere agevolmente gestito con un depuratore. Altre applicazioni ancora delle resine nell'industria. La decarbonatazione, se noi abbiamo un'acqua che contiene soprattutto durezza temporanea, cos'è la durezza temporanea? La durezza è costituita da calcio e magnesio. Se questa è legata soprattutto a bicarbonati, si parla di durezza temporanea. Se invece è legata ad anioni come solfati, cloruri, si parla di durezza permanente. E la somma delle due è la cosiddetta durezza totale. E molte delle acque di canale e anche di pozzo dei nostri, in Italia in genere, e non solo, sono soprattutto costituite da durezza temporanea. E se noi applichiamo delle resine che si chiamano cationiche deboli,
queste resine cationiche deboli hanno la possibilità di bloccare, di trattenere solo il calcio, quasi solo il calcio e il magnesio legato ai bicarbonati, mentre fanno passare il calcio e il magnesio, non riescono a scambiarlo legato a solfati cloruri, quello appunto della durezza permanente. E lo sostituiscono non con, con sale, non con ione sodio come l'addolcimento che abbiamo visto prima, ma con un H+. E scambiando questo H+, i bicarbonati diventano H2CO3, acido carbonico. Faccio un po' di chimica, ma roba abbastanza base. L'H2CO3, l'acido carbonico, decompone istantaneamente a anidride carbonica e acqua, quindi io alla fine mi trovo con un'acqua, dopo, alla fine nel senso dopo che quest'acqua è passata per il filtro a resine cationiche deboli, mi trovo un'acqua satura di anidride carbonica. Io con un semplice degasatore, quindi una torre con un ventilatore, posso togliere praticamente tutta questa CO2. Come risultato mi trovo un'acqua non solo addolcita, ma con meno salinità, perché l'addolcimento a sale non cambia la salinità, semplicemente sostituisce calcio magnesio con sodio. Invece la decarbonatazione proprio diminuisce, fa diminuire la salinità, e questo è particolarmente pregevole in industrie come le cartiere, che non devono stare, ma non solo, anche l'industria conserviera, le quali devono stare attenti non solo alla durezza, ma anche alla salinità totale. Altri usi interessanti delle resine: una resina anionica può essere anche usata per togliere, per esempio, solfati e nitrati e sostituirli con cloruri. Il caso, dopo vedremo un caso interessante di questa resina applicata a una potabilizzazione. E questo per quanto riguarda le tecnologie a resine. Passiamo alla tecnologia che si può dire abbia anche soppiantato le resine in questi ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la demineralizzazione, e cioè l'osmosi inversa. E anche qui credo che i principi dell'osmosi siano alla maggior parte di voi già noti molto velocemente. Se abbiamo una soluzione di acqua pura e una, non una soluzione, una parte di acqua pura e una parte di soluzione variamente concentrata, separate da una cosiddetta membrana semipermeabile, che poi cos'è la membrana semipermeabile? Immaginatevela come nient'altro che un setaccio avente dei pori così piccoli da avere la stessa dimensione delle molecole di acqua, quindi buchi sufficientemente grandi da far passare le molecole di acqua, ma troppo piccoli per far passare le molecole di gli ioni di soluto. Se abbiamo questa membrana semipermeabile, in maniera naturale si instaura un flusso dalla soluzione dall'acqua pura alla soluzione che tende a diluirla. La differenza di pressione che compete a questo flusso si chiama pressione osmotica. Ecco che se noi artificialmente, tramite una pompa, applichiamo dalla parte della soluzione una pressione superiore a quella osmotica, riusciamo ad avere il processo contrario, quindi riusciamo a spingere acqua pura da questa parte, concentrando la soluzione di partenza. E nella pratica, appunto, questa è la tecnologia che oramai è più usata per produrre acqua demineralizzata di caratteristiche medie o anche particolarmente spinte se si usano più passaggi, ossia più osmosi in serie. I vantaggi dell'osmosi sono che è una macchina semplice, alla fine la banalizzo, ma una pompa, qualche tubo, e questi che sono i vessel che contengono le membrane, ma i produttori di membrane sono pochi al mondo, hanno esperienze consolidate, e fare un'osmosi appunto è molto facile, anche basta quasi, forse esagero, ma basta quasi un garage e avere due persone che sanno saldare, e un'osmosi si può realizzare. Chi vende le membrane ti dà anche tutti i dimensionamenti.
Anche il consumo di chemicals è molto ridotto, abbiamo a che fare con il principale, è l'antiscalant, ossia un disperdente, una sostanza che impedisce che i sali della durezza precipitino nel lato della concentrazione, se ci sono, se c'è calcio, magnesio, carbonati, solfati, questi per effetto della concentrazione potrebbero precipitare proprio nella membrana, intasandola anche in maniera irreversibile. Questo naturalmente si vuole evitare e a tal proposito esistono una serie di sostanze di disperdenti genericamente note come antiscalant. Poi se l'acqua da osmotizzare è clorata e se non c'è un carbone attivo si dosa anche del bisolfito perché le membrane non devono assolutamente vedere cloro. A volte si possono usare anche dei biocidi perché queste membrane sono anche un ottimo ricettacolo di batteri, nel senso se ci sono sostanze come il metano di cui parlavamo prima o sostanze organiche, è facile che in queste membrane si formino dei batteri, del fooling, così si dice, delle incrostazioni organiche difficilmente rimovibili. Però in linea di massima i dosaggi sono limitati e non sono pericolosi. Non abbiamo a che fare con grossi stoccaggi di acido cloridrico e di soda come abbiamo a che fare con i demineralizzatori a resine. Per contro, la demineralizzazione a resine è un mulo, non ha paura, nel senso prendo l'acqua del mio pozzo, la filtro e dopo che abbia silice, che abbia sostanze organiche, che abbia ferro, non c'è problema, il demineralizzatore a resine fa il suo lavoro. L'osmosi invece è sensibile agli inquinanti tipici delle acque di pozzo, sia perché, come dicevo, possono crescere dei batteri, se c'è del metano possono crescere dei batteri, sia per la durezza, perché comunque gli antiscalanti di cui parlavo prima minimizzano, ma anche lì non possono prevenire totalmente il fenomeno. E anche perché c'è lo scarico del concentrato, cioè fatto 100 l'acqua che entra, io ho in genere sulle acque di pozzo 75-80% di acqua demineralizzata, di acqua buona. Un 20% invece è di concentrato, ossia un'acqua che ha 4-5 volte il volume meno rispetto a quella che entra, ma che contiene tutti gli inquinanti, praticamente tutti gli inquinanti, i soluti, diciamo, non necessariamente inquinanti, dell'acqua di partenza, concentrati di 4-5 volte. Per le osmosi è importantissimo il pretrattamento, perché prima forse l'ho banalizzata dicendo fare un'osmosi è facile, è relativamente facile. E fare il pretrattamento però è basilare. E che pretrattamenti? Il più indicato è l'ultrafiltrazione. L'ultrafiltrazione ha, concettualmente è la stessa cosa di una filtrazione su sabbia, perché si fa passare l'acqua per questi vessel, esce l'acqua filtrata, totalmente filtrata, quando si sono accumulate sufficienti impurezze, la pressione aumenta, si ferma e si controllava. Però il filtro, come si vedeva prima, filtra a circa 50 micron. Qua si va a gradi di filtrazione decisamente più spinti, parliamo di meno di 0 micron. Quindi l'acqua che si ottiene a valle di un'ultrafiltrazione è praticamente esente da qualsiasi solido sospeso, quindi il ferro, se è presente sotto forma di anche micro sospensioni, viene tolto, la silice, se non è colloidale, viene tolta, se è colloidale no, lì se è colloidale è una brutta bestia e servono particolari pretrattamenti. Ma comunque la maniera più efficace di proteggere un'osmosi, le membrane di un'osmosi e di farle durare nel tempo è quella di metterci in ultrafiltrazione come pretrattamento. E ci sono anche altri pretrattamenti. Un altro pretrattamento per l'osmosi è l'addolcimento, nel senso se il 75-80% di rendimento di cui parlavo prima vi sembra troppo poco e per particolari esigenze si deve arrivare più su, bisogna togliere la durezza, perché
anche se si aggiunge appunto dell'antiscalant, quello arriva fino ad un certo punto. E allora io mi posso addolcire dell'acqua e dopo con l'acqua addolcita vado in osmosi e ecco che il 75-80% di recupero può diventare anche 90%, poi dipende anche dagli altri parametri, però può diventare tranquillamente vicino al 90%. E, ecco, questo, questa è una panoramica generale delle tecniche usate per le acque primarie. Volevo, prima di passare alle domande e risposte, vedere con voi tre casi reali particolarmente interessanti. Il primo è questo, è una potabilizzazione per un'industria conserviera in provincia di Vicenza. Qui vedete i dati di progetto e al di là della portata, che è abbastanza elevata, stupisce la concentrazione enorme di ammoniaca che c'è nell'acqua di pozzo, oltre che a quella di ferro e di metano, perché i limiti, li ricordo, per l'ammoniaca sono 0,5, per il ferro 0,1, per il manganese, se non erro, 0,05 mg litro. 5 per l'ossidabilità, però al di là che qui siamo vicini, se voi vedete quest'acqua è proprio giallina, un'acqua così pestilenziale, diciamo, per fortuna non si trova in molte parti, si trova quasi esclusivamente in Italia, perlomeno vicino ai colli iberici e ai colli euganei. Comunque qui cosa si applica? Si applica una doppia potabilizzazione biologica. Qui vedete quattro filtri, sono quattro filtri biologici, questi e questo in parallelo. Quello che esce va in questo e in questo, quindi sono in parallelo questi e questi, ma questo gruppo con questo è in serie. Si è reso necessario un processo a due stadi perché l'ammoniaca era così elevata che da sola non riusciva, uno stadio solo non riusciva a portarla sotto i limiti di legge. Peraltro, un milligrammo litro di ammoniaca ossidato dai batteri produce circa 4 milligrammi litro di ione nitrato. Normalmente, come abbiamo detto prima, lo ione nitrato ha un limite molto elevato e non c'è problema. Se noi però facciamo 18 per 4, otteniamo 72 mg litro, ossia anche quando abbiamo eliminato totalmente, ossidato totalmente l'ammoniaca, abbiamo il problema che siamo fuori con lo ione nitrato. E quindi cosa facciamo? Usiamo uno dei processi a resine che abbiamo visto prima, un processo a resine per togliere i nitrati. L'acqua potabilizzata, ma che contiene una concentrazione fuori limite di nitrati, viene in parte trattata con una resina anionica. La resina anionica scambia nitrati con i cloruri e di fatto i cloruri non hanno limite, ben inteso. Porta a zero i nitrati. Questo stream, che è passato anche per le resine anioniche, si mescola con quello solo di acqua potabilizzata. E globalmente noi riusciamo a dare un'acqua trattata che abbia 0,05, praticamente assente, di ammoniaca. Ah, scusate, non l'avevo anche detto. Qui si vede anche una torre di degassazione del metano, perché la concentrazione di metano è anche questa elevatissima. Quindi alla fine da questo valore passiamo ammoniaca praticamente zero, nitrati passiamo a 40, potremmo arrivare anche a meno perché basterebbe far più, passare più acqua per le resine denitratanti di cui si parlava prima, ma 40 è comunque potabile e non è assolutamente tossica, quindi si può usare. Ferro e manganese praticamente zero, anche l'ossidabilità, anche le sostanze organiche sono molto molto diminuite, naturalmente il e la concentrazione di arsenico, che anch'essa è tolta, sotto i limiti. E un inciso, anche se non l'ho scritto, quando in questa zona di Vicenza c'erano stati problemi, peraltro tuttora non risolti, con i PFAS, abbiamo fatto delle analisi e abbiamo visto che questa filiera riesce a togliere i PFAS. È un
è interessante perché è un problema che in questa parte d'Italia si sente e non è ancora stato risolto, non del tutto perlomeno. Poi, altri due casi interessanti sono questi, non tanto per le portate che magari sono modeste e per gli inquinanti, perché qui abbiamo ammoniaca e qui ammoniaca di e metano da togliere. Qui mi voglio focalizzare e vi voglio far vedere la compattezza di questi impianti, perché alla fine questo, che è quello per 20 metri cubi, è un filtro che ha un diametro di un metro e due, un metro e quattro, vado a memoria. E comunque tutta la piazza, diciamo, tutto l'impianto, come potete vedere, misura poco più di 5 metri per 2. Quindi questi sono serbatoi di acqua, non c'entrano nulla con l'impianto. L'impianto è solo questo. Quindi, con una superficie di poco più di 10 metri quadri, io mi produco 20 metri cubi ora di acqua perfettamente potabile a costi irrisori, perché parliamo di qualche centesimo al metro cubo. Questo è un caseificio, prima di avere questo impianto, prendeva l'acqua da acquedotto e gli facevano pagare 1,2 euro, 1,5 euro al metro cubo. Quasi, in sostanza, neanche tanto meno di come la paghiamo noi privati, che naturalmente non consumiamo 20 metri cubi ora, ma 4-5 metri cubi al mese, probabilmente, dipende da quanti siete in famiglia. E qui la stessa cosa, qui si vede, qui c'è anche il metano e quindi si vede la torre di degradazione del metano, ma anche qui si tratta di un impianto estremamente compatto, non sarà 10 metri quadri, ma saranno 12-14, e anche in questo caso da pagare un euro e mezzo a metro cubo a pagare qualche centesimo, c'è una bella differenza. E il processo, lo ripeto ancora, è sicuro, è assolutamente sicuro. No, sono state fatte varie analisi anche da laboratori indipendenti e hanno sempre certificato in pieno la potabilità. E l'ultimo caso interessante e degno di nota invece che vi voglio presentare è quello di una potabilizzazione per un'industria che lavora il pesce, un'industria che lavora il tonno in Ecuador. Qui le acque sono acque di pozzo, ma come potete vedere dalla conducibilità sono quasi acqua di mare, avevano una concentrazione di sali pazzesca, oltre che il metano, i cloruri e l'ammoniaca, non ci siamo fatti mancare nulla. Qui sono state applicate praticamente tutte le tecnologie che vi ho esposto prima. Si parte dalla filtrazione, la degasazione, la filtrazione biologica, il carbone attivo, l'ultrafiltrazione, che è questa, vedete i moduli disposti in verticali, e l'osmosi. Voi mi potrete dire, sì, questo impianto ha il suo costo, ed è vero, però noi, per fortuna, di acqua in Italia ne abbiamo. In Ecuador, specie a Manta, l'acqua è veramente preziosa come l'oro. Mi parlavano anche di valori di superiori a 4 dollari al metro cubo. Quindi questo impianto, al di là della tecnologia molto raffinata, magari in certe parti del mondo, in Italia, potrebbe risultare non molto conveniente. Dove invece c'è effettiva scarsità di acqua, è veramente la risposta. L'acqua che si produce, come potete vedere, è praticamente un'acqua demi e in effetti viene usata per le caldaie. E per quanto riguarda l'acqua potabile, viene tagliata nel senso che una parte di acqua dopo l'ultrafiltrazione non viene osmotizzata, si mescola con una parte di acqua osmotizzata e si ottiene dell'acqua potabile, con concentrazione di sali bassa, però non proprio nulla, perché l'acqua demineralizzata a rigor di logica non è potabile, si fa un blend. E questo in sostanza conclude la panoramica. Adesso sono a vostra disposizione per eventuali domande e risposte. E come dicevo già prima, se non vi vengono in mente ora, se vi verranno in mente stasera, domani, scrivetemi, scriveteci pure senza problemi, chiamate e vi risponderemo.
Non importa se naturalmente da questo non scaturirà una quotazione economica, eccetera, eccetera. Rispondiamo anche per pura curiosità tecnica, diciamo. Magari possiamo togliere lo schermo. Finché aspetto domande, una domanda potrebbe essere, come dicevo prima, se ci sono particolari problemi per quanto riguarda la potabilizzazione biologica, cosa potrebbe inibirla. Per quanto riguarda l'acqua di pozzo, non c'è nulla che possa inibirla. Al massimo ci sono delle sostanze che, tipo l'arsenico, che la potabilizzazione biologica da sola non riesce a togliere, e quindi per quelli serviranno degli altri trattamenti. Una cosa magari interessante: è possibile accoppiare la potabilizzazione biologica all'osmosi? È possibile con una accortezza, cioè, dato che la potabilizzazione biologica satura l'acqua, nel frattempo vedo che ci sono alcune domande, finisco questa. Dato che la potabilizzazione biologica satura l'acqua di ossigeno, questo ossigeno potrebbe far sì che della biologia, dei microrganismi proliferino nelle membrane, quindi magari in questo caso consiglierei un pretrattamento efficace come l'ultrafiltrazione. E vediamo le domande. Il metano della pianura padana è di origine endogena o prodotto da degradazione di sostanze organiche e di origine antropica? Credo entrambe, forse con prevalenza della prima. Penso sia soprattutto di origine naturale. Comunque, anche la seconda, cioè, può essere che anche gli allevamenti abbiano le deiezioni sparse nel terreno abbiano contribuito alla formazione di metano. E poi per la rimozione dei PFAS, un'altra domanda, grazie mille. Per la rimozione dei PFAS, quale filiera di trattamento si è rivelata più efficace? Le resine anioniche di cui parlavo prima, quelle scavenger, sembrano essere efficaci anche nel trattamento di questo tipo di inquinante. E poi si tratta di un inquinante molto particolare, quindi se qualcuno ha un caso specifico possono essere fatte delle prove pilota e le faremo, perché appunto il caso è particolarmente interessante. Leggo poi: avete esperienza nel settore municipale? Certo, la potabilizzazione biologica è stata applicata con successo, direi più nel settore municipale che nel settore privato. Ci sono varie referenze, tipo il Canvo a Verona, l'IM Vicenza, la municipalizzata di Bologna, adesso non mi ricordo come si chiama, anche perché quando questo impianto è stato avviato aveva un nome, ora ne ha un altro. Comunque sì, soprattutto la potabilizzazione biologica è stata con successo applicata anche nel municipale. E leggo ancora, le resine denitratanti sono utilizzabili anche a valle di depuratori biologici e fanghi attive? Sì, sono utilizzabili, però a valle, diciamo, rimane il problema degli eluati, perché io con le resine fermo i nitrati e li sostituisco con cloruri, però quando vado a lavarle mi trovo concentrati nella poca acqua di lavaggio tutti i nitrati. Ecco, un'idea potrebbe essere di prendere questo eluato contenente i nitrati e di mandarlo in denitrificazione.
Quindi per rispondere alla sua domanda, sono utilizzabili avendo l'accortezza, diciamo, di andare a vedere dove verrà mandato l'eluato e la dentrificazione, la vasca di dentrificazione che sicuramente su un depuratore biologico civile c'è, potrebbe essere una di queste vie. Profondità del pozzo dell'impianto di Vicenza, onestamente non me lo ricordo, però se mi scrive glielo saprò dire. Poi, fino a che concentrazione di ferro e manganese in ingresso si può arrivare? 2000 microgrammi, si può parlare di 2000 microgrammi? Sì, 2000 microgrammi sono 2 milligrammi, non la considero affatto una concentrazione elevata. Ho avuto a che fare anche con concentrazioni di 5, 6, 7 milligrammi, quindi 7000 milligrammi, e non è un problema. Ma anche teoricamente, anche se non ho esperienza diretta, si può andare anche più su, perché alla fine, per fortuna, ossidare il ferro è facile, basta dargli ossigeno e lui cade, precipita. È possibile avere un attestato di partecipazione? Credo di sì, lì mi confronto con i colleghi, ma credo di sì. Poi ancora, come si svolge la prova su impianti pilota? Vi si spedisce un campione di refluo o venite a prelevarlo presso l'attività produttiva? Come si preferisce? Entrambe, la prova sarà fatta nei nostri laboratori, perché così sarà seguita bene e si faranno tutte le analisi del caso. Poi, che venga spedita o che veniamo a prelevarla noi, dipende. Entrambe sono delle vie valide. Magari si fa una prima visita, si preleva un primo campione per delle analisi, poi per quanto riguarda la vera e propria prova, che avrà bisogno di volumi più elevati, qualche centinaio di litri, per l'analisi basta un litro e mezzo, per la prova pilota magari serve un qualche centinaio di litri, quella magari si va meglio a spedirla, però è assolutamente equivalente. Ancora, vi occupate anche del servizio di assistenza di questi impianti? Certamente, peraltro è capitato anche di lavorare su impianti che magari erano stati realizzati da aziende nel frattempo fallite, che non performavano, e questi impianti sono stati anche migliorati, nel senso magari la sezione di degassazione del metano non era molto performante, è stata migliorata e si dà assistenza, certamente. Quindi la risposta è assolutamente sì. Mi si chiede la presentazione, certamente, magari se mi dovessi dimenticare, per favore scrivetemi e sarò lieto di inviarmi la presentazione. E poi nell'impianto in Ecuador, perché il carbone attivo dopo l'ultrafiltrazione è prima dell'osmosi? No, in realtà il carbone attivo è prima, serve a togliere anche delle sostanze organiche. Serve a togliere delle sostanze organiche. Poi, a protezione dell'osmosi, è stata messa l'ultrafiltrazione. Ancora, un'acqua di pozzo per un'azienda di coltivazioni biologiche con fluoruri 7,5, parecchi, con presenza di alluminio 0,8, ferro 0,6 e batteriologica con coliformi, richiesta giornaliera 10 metri cubi. Come la tratto? Beh, 10 metri cubi è una portata veramente bassa. So che per i fluoruri ci sono dei riempimenti particolari, se non erro, a base di alluminio, quindi lì bisogna proprio farsi. È un inquinante che non è molto diffuso, quindi lì non ho diciamo, parametri disponibili subito. Bisogna farsi fare il dimensionamento da chi vende questi materiali, che, se lo ripeto, se non sbaglio, sono a base di alluminio, e farsi fare il dimensionamento. È un materiale a perdere, quindi, come per l'arsenico, soluzione economica, tra virgolette, si dovrà saltuariamente procedere alla sua sostituzione. E coliformi, qui bisogna, considerando la ridotta portata, probabilmente la filtrazione biologica
è una soluzione forse non indicata perché ha un costo almeno iniziale leggermente più elevato, quindi magari, visto che la portata è molto bassa, in questo caso il cloro e il carbone alla fine vanno bene. Non è che queste filiere non vadano bene, semplicemente si applicano a portate piccoline, e 10 metri cubi al giorno, via di massima è piccolina, quindi qui vedrei appunto disinfezione con cloro, sabbia, carbone e questo particolare processo a masse assorbenti per quanto riguarda il fluoro. E poi altri che chiedono la presentazione, certamente scrivetemi. E poi mi scrivono allumina attivata ma si esaurisce rapidamente. Sì, questo è un problema. E da quella che è la mia esperienza non ci sono molti altri metodi, o perlomeno io non ho esperienza in questi altri metodi, essendo appunto il fluoro un inquinante che si trova raramente, perlomeno in Italia si trova raramente, forse ci si sta riferendo a altri luoghi del mondo. Ecco, mi pare che vediamo. Anche questa, la presentazione, quindi sì, abbiamo risposto. Mi pare di aver risposto a tutto, quindi rinnovo l'invito a scrivermi o telefonarmi per qualsiasi confronto anche di natura tecnica. Vi ringrazio nuovamente per avermi, chi mi aveva già seguito gli scorsi webinar, grazie della fiducia rinnovata, chi mi segue oggi per la prima volta, grazie di essere qui, arrivederci e a presto.